Belli rossoneri, amici di Radio YouTube, buongiorno, 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 buongiorno. Riparte la mia settimana lavorativa, la vostra è già partita, quindi siete già almeno qualche chilometro più avanti, ok? Settimana nuova, vita vecchia, per il tempo. Per il resto invece mi sento carico il leone che sta andando a lepri. Sta andando a lepri. Sono carico dopo che è finita questa settimana del cazzo noiosa, uggiosa e patetica senza il nostro calcio. Settimana noiosa, uggiosa, patetica. Comunque, c'è da fare i complimenti alla nostra nazionale perché ieri ha rifilato un 9-1 l'Armenia, ma si era l'Armenia. E allora, ai tempi con sventura non riuscivamo neanche a vincere con Liechtenstein, tra un po', cazzo. Dai, dai. Cioè, perlomeno adesso contro una squadra di spaventapasseri gli diamo 9 pere secche senza avere pietà. Complimenti ai nostri azzurrini, veramente complimenti ai nostri azzurrini, che hanno dato veramente, stanno dando una grandissima prova di gruppo innanzitutto, di gioco. Maldini, grandissimo allenatore, l'ha dimostrato di essere un grandissimo CT, perché fare il CT della nazionale, ragazzi miei, non è come fare il CT delle squadre comunque di calcio, che li vedono tutti i giorni i giocatori e tutto, li vedono giusto quella volta ogni tanto e devono comunque deve comunque sia far entrare nella testa i suoi schemi tutto quanto, e non è facile perché poi loro vanno a giocare con un altro mister che magari ha idee completamente diverse di quelle che comunque c'ha lui. Quindi complimenti veramente a Mancini, perché, ma soprattutto per il gruppo che ha creato, perché veramente ha creato veramente un gruppo di ragazzi che si aiutano, che corrono, che danno l'anima, che hanno imparato ancora cosa vuol dire veramente avere la maglia della nazionale attaccata alla pelle. E questo c'è da riconoscerlo, perché qualsiasi giocatore che è stato convocato da Mancini veramente subito ha assimilato le idee di Mancini, lo spirito di Mancini, giocano tutti per la squadra, per l'allenatore. C'è da fare i complimenti a questi ragazzi qua. Veramente, veramente i miei più grossi complimenti. Andiamo a noi, ok? Ho visto ieri l'intervista di Piontek. Ragazzi, così a mio modo di vedere, Piontek non ci siamo. Non ci siamo, non ci siamo, ti spiego anche perché. In questo momento che stai facendo cagare, parlare di quando andrò via dal Milan dovrò valerne 70, adesso ne vali 38. Innanzitutto, per adesso, in questo momento qua, ne vali forse 10. Primo. Piontek, tu in questo momento qua non vali 38 milioni, come hai detto, ne vali 10. Perché nessuno ti piglia, magari ti piglia qualcuno, to, facciamo 20, dai, voglio essere buono, non vali neanche più quei soldi lì. Perché ultimamente sei un bidone con la B maiuscola da buttare nel sacco dell'umido, per come stai giocando con noi, eh. Non sto dicendo che sei un bidone, proprio come sei un bidone per come ti stai comportando in campo, calma. Perché tutti, c'è stato un fenomeno qua sotto, prima maschietta, prima era un bidone, adesso perché ha fatto gol in nazionale, patetico. Ma che cazzo dici? Ma li senti i video? Li vedi i video, quello che voglio dire, o non capisci un cazzo? Piontek, non è che io voglio pensare che è proprio un bidone completo, però come si sta comportando lo è, perché lo è, non difende un pallone, fa ridere, poi viene fuori con ste cazzo di interviste che non c'entrano niente, a parlare del suo. Devi stare muto, pedalare, 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 ok? Giocare per la squadra, non soltanto a pensare a segnare, giocare per la squadra, perché quando tu ti impegni, ok, giochi per la squadra, automaticamente vengono anche fuori gol. È una cosa matematica. Io mi ricordo quando a 11 giocavo e facevo la punta. C'era un periodo che mi intestardivo, che pensavo soltanto a segnare, facevo cagare innanzitutto, era un danno per la squadra e non miravo neanche la porta se me la spostavano. Quando invece mi interessavo a giocare bene per la squadra, automaticamente tra-tac-tac-tac, veniva fuori una carrellata di gol. Ma fino lì facevo cagare, è quello che stai facendo tu. Ma poi devi toglierti il vizio di questa mania che appena ti toccano, appena ti sfiorano, con gli occhi aperti grossi così, che sembra che ti hanno sparato, cazzo. Sembra che ti hanno sparato e invece non ti hanno. Poi vediamo le replay, perché uno magari dice: cazzo, sto qua il rigore netto per come si è agitato. Rivedi il rigore, ma non l'ha neanche toccato. Cioè, rivedi il VAR, ma non l'ha neanche toccato. E ti incazzi ancora doppiamente, perché magari mi alzo anche io così, pure io come te. Poi vado a vedere e dico: ma che cazzo fai? Fai la fighetta, fai la fighetta. Vabbè. Poi un'altra cosa, mi ha scritto i miei amici veneziani qua sul web, che stanno tutti bene, stanno tutti meglio, grazie a Dio. La situazione a Venezia è tornata, diciamo, alla normalità. Mi aspetto qua sotto anche gli amici del sud, che mi scrivete come state, che ci tengo, ok? L'acqua com'è, come si sta comportando il tempo giù. Quelli di su mi hanno detto che è tutto a posto, che si stanno piano piano rimettendo alle loro origini. Mi fa molto piacere, vi saluto ragazzi. Fatemi sapere come state anche ragazzi del sud, perché io i telegiornali, vi dico la verità, non li guardo. Li guardo, ma li guardo poco, proprio così per sentito dire, diciamo. Detto questo, ci
andiamo verso Napoli-Milan, guarda. Sto cercando di non pensarci a sabato, ore 18. Sto pensando di non pensarci perché se andiamo a vedere la classifica, se dovessimo fare passi falsi con Napoli, ragazzi, qua veramente c'è da iniziare a preoccuparsi, ma vivamente. Ragazzi, c'è da iniziare a preoccuparsi vivamente. Cioè, contro il Napoli, guarda, non ve lo so neanche a dire che bisogna fare punti perché c'è una cosa matematica. Cioè, non ci sono altre soluzioni. Gli è arrivata la sosta, secondo me, nel momento migliore per loro, più che per noi. Per loro gli è arrivata la sosta nel momento migliore. Perché comunque il Napoli, praticamente, quello che gli sta succedendo nello spogliatoio, a livello societario, a livello di tifosi, che gli stanno facendo dispetti ai giocatori, alle mogli, cazzi e mazzi. Questa sosta qua, per me, per loro, è stata manna dal cielo, per quanto mi riguarda. È stata manna dal cielo. Invece noi che stavamo iniziando un attimino, almeno sul piano del gioco, nell'ultima partita, a fare qualcosa di meglio, perlomeno almeno a essere vivi, a tirar fuori un briciolo di palle, è arrivata questa sosta qua. Speriamo che Pioli, a parte che i nazionali non ce l'ha avuti, questa sosta qua, perché rompi i coglioni? Perché comunque hai appena assimilato qualcosa, magari te lo riesci già a dimenticare, perché vai a giocare in nazionale, quindi è un calo di concentrazione per il club. Cioè, io le odio per questo le soste, io le farei giocare ogni 3 giorni. Prendi, vanno a giocare, ok, vanno a giocare, prendono e ritornano. So che c'è anche il campionato sudamericano del cazzo, quindi questi devono andare in Sud America. Però io non li fermerei, forse per me non li fermerei. Comunque sono professionisti, ok, si pigliano l'aereo anche là, si fanno 6 barcate di ore, giocano e tornano indietro in Sud America, appunto. Io la vedo così, senza starli a fermare, che poi mi fanno sto spezzatino in settimana, che non me ne frega un cazzo dello spezzatino in settimana. Addirittura fai giocare la gente alle 7 di martedì sera, che cazzo va allo stadio uno che deve lavorare fino alle 8 o 9 di sera. Detto questo, sono proprio curioso di vedere Piali come cazzo giocherà. Capitolo magliette. La maglietta di Stefanino nostro, ormai abbiamo chiuso i ranghi praticamente. Adesso, oggi pomeriggio, per chi non ho ancora chiamato, ok, alcuni li ho provati a chiamare, tipo Manuel Cavestri, anche altri, Luis 84, ma aveva il telefono spento. Comunque chiamerò io personalmente per ringraziarvi tutti per le magliette, ok, nessuno escluso, perché questo mi sembra doveroso. Siamo arrivati quasi praticamente a 50 magliette, non me lo aspettavo neanche io, vi ringrazio. Comunque farò un video poi di ringraziamento speciale per tutti quanti. Detto questo, ragazzi, altre cose da dire praticamente non ce n'è. Ieri bellissimo il video con Sergio Sarrugeri e con Luca Dello Zoccolo, mi sono veramente divertito quei 20 minuti con Carta, il Curva Nord, con Dario Calvi, li ringrazio per l'ospitalità nella loro nuova radio, che non mi ricordo mai come si chiama, Radio Playtime, che la trovate sempre su Facebook, fa 10.000 utenti al minuto, quindi è una radio che comunque è molto seguita, ci siamo molto divertiti. Io personalmente non potevo essere fisicamente là, perché essendo qua non è che di certo posso andare a Milano per fare un'ora di radio, perché sennò veramente stavolta divorzio. Detto questo, non ho salutato nessuno perché era il mio giorno di pausa, andrò a vedere i messaggi, vi saluterò nel video che farò stasera, che dobbiamo inventarci qualcosa, ma c'ho già in mente qualcosa da fare nel video di stasera. Io sono scaramantico, se faccio 2 video al giorno vado avanti a farne 2 al giorno. Quando mi rompo i coglioni, che molti mi ha scritto, Maurizio, mio amico Sofici, mi ha scritto: ma ti obbliga qualcuno a farlo? No, non mi obbliga nessuno, io sono scaramantico. Se YouTube mi sta andando bene, che faccio 2 video al giorno a determinati orari, vado avanti, uno la mattina e uno la sera. Sono fatto così. Fin quando mi andrà bene, andrò bene. Quando vedrò che mi inizierete a rompere i coglioni, prenderò, ne farò uno e basta. Detto questo, ci siamo un po' fermati nelle iscrizioni, anche per questa cazzo di sosta. Continuiamo a iscriverci al canale YouTube. Clic, 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 clic. Campanella degli aggiornamenti, prego. Clic, 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 clic. Un grande bacio, un grosso abbraccio. Ciao a tutti.